Pace a te, anche oggi siamo insieme, vogliamo unirci di pari sentimento per onorare il Signore, lodare Dio. L'unico sentimento che deve prevalere nel nostro cuore, nel tuo cuore, è di creare una rotta attraverso di te verso lo Spirito Santo di Dio, verso il trono della grazia di Dio. Noi dobbiamo concentrarci in questo modo, perché questo è un canale che ci serve per stare insieme, ma che ognuno crea una propria possibilità di incontrare Dio, di cercare Dio, e tutti insieme ci incoraggiamo, insieme condividiamo la Sua parola, insieme cantiamo, insieme lodiamo, siamo uniti più che mai, siamo uniti nello Spirito, e per lo Spirito Santo non ci sono distanze, perciò siamo tranquilli che il Signore è proprio dove sei tu, dove siamo noi, dove qualsiasi fratello o sorella. Perciò noi dobbiamo porre la nostra attenzione nel cercare la presenza di Dio nella nostra vita. Non so che cultura religiosa tu hai o che tipo di liturgia svolgi nella chiesa dove tu vai. Quello che noi facciamo è secondo la parola del Signore, di cercare il Signore con tutto il cuore. Un po' come dice la parola del Signore negli Atti degli Apostoli, così si riunivano nelle case, nelle strade, dovunque potevano e cercavano il Signore. E il Signore rispondeva, tanto che cambiarono la storia del mondo. Il Signore vuole ancora cambiare prima di tutto la nostra vita, poi quelli che sono intorno a noi e poi man mano si serve di ognuno di noi per annunciare questa buona novella della grazia che dove arriva attecchisce in un modo speciale quando c'è un cuore desideroso di conoscere Dio, perché è Dio che conosce i cuori e che guarda il cuore di ciascuno di noi, compensa ognuno secondo la predisposizione di ognuno. Perciò mettiamoci insieme di pari sentimento e lo lodiamo con tutto il cuore. Non c'è bisogno di grandi voci, di grandi grida e così via. Basta avere la passione di dire: Signore, io voglio sentire la tua presenza. Io ti voglio nel mio cuore. E quando ci mancano le parole, basta un sentimento profondo, un risucchio del cuore per dire: Signore, io ti voglio. Voglio sentire la tua presenza nella mia vita. Anche attraverso una ispirazione piena di passione per dire: Spirito Santo, ti voglio dentro di me. Possiamo continuare per tutto il culto in questo modo ed egli risponde, perché quando lo cerchiamo con tutto il cuore, egli si fa trovare. Non si fa trovare e poi resta distante da noi. Presiede nella nostra vita, avvolge i nostri sentimenti. Lo Spirito Santo mette su di noi la sua influenza, siamo influenzati dallo Spirito Santo e trasforma il nostro modo di pensare. Perciò mettiamoci insieme a lodare e a cantare e benedire Dio. Numero, avete un canto? 805. Numero 805, canta insieme con noi e che le parole diventino vive, che escono dal tuo cuore. Non tanto per seguire la melodia che, se anche orecchiabile, è dolce, è piacevole, ma quello che è importante sono le parole che noi esprimiamo a Dio con tutto il cuore. Ci vogliamo armonizzare la musica, chi canta insieme con te, e restiamo nello stesso tono, perché quando siamo intonati per lo Spirito Santo, egli presiede in mezzo a noi. La sua presenza crea un'atmosfera benefica e veniamo nutriti dalla sua presenza. Nutre il nostro spirito. Odi un celeste suono come quello di tante acque. Le acque, se andiamo nel Niagara, queste acque fanno un rumore rimbombante che avvolge, si sente così. Noi tutti insieme ci vogliamo mettere, che sale come un rumore di tante acque verso il Signore,
dicendo: oh Signore, sai come fanno quella cosa? Oh, noi tutti quanti vogliamo dire: oh Signore, ti vogliamo lodare, vogliamo far salire un rumore rimbombante prodotto dalla lode che viene fuori dal nostro cuore, dalla riconoscenza verso Dio, dalla gratitudine verso di Lui, e ci alziamo che sale la nostra lode come un vapore davanti al Signore, un sacrificio di lode che Egli. Mettiamo tutte le altre cose a bada e facciamo solo una cosa: innalziamo la lode del nostro cuore verso il Signore dicendo: Signore, ti voglio lodare, ti voglio benedire, ti voglio glorificare. Rilassati in questo modo nella sua presenza e permetti al tuo cuore di far salire la lode come un vapore speciale. Dico certe volte come salgono le bollicine in una bottiglia di spumante, così possa salire la lode verso Dio come un rumore di tante acque, tutti messi insieme. Tutti messi insieme, sai quanti migliaia ce ne siamo insieme? Su tutta l'Europa, ci seguono anche dall'estero in tanti posti. Vogliamo far salire tutti insieme, alleluia, dall'Uruguay, dall'America, ci chiamano da tutte le parti, gloria sia resa a Dio, che insieme lo possiamo lodare. Dovunque ti trovi, loda il Signore, perché Lui, a Lui piace la lode sincera che si eleva dai nostri cuori. Cantiamolo insieme, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Di uomini d'ogni nazione che vogliono far conoscere la sua gloria, cantando: Santo, Santo, Santo sei, Signore. Santo, Santo, Santo sei, Signore. Gli angeli si prostrano, i redenti t'adorano. Santo, Santo, Santo sei, Signore. Santo, Santo, Santo sei, Signore. Santo, Santo, Santo sei, Signore. Gli angeli si prostrano, i redenti t'adorano. Santo, Santo, Santo sei, Signore. Santo, Santo, Santo sei, Signore. Santo, Santo, Santo sei, Signore.
Santo, santo, santo sei, Signore. Gloria al Signore. Un giorno hanno detto a Gesù: Maestro buono. Gesù ha detto: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. Perché dobbiamo lodare il Signore? Perché Egli è buono. Leggiamo insieme il Salmo 136, dal verso 1 al verso 6. Ripete ancora così: ma ci sono dei motivi validi da poterlo lodare, perché il Signore è buono. E se siamo qui oggi, io e te, è perché il Signore è buono. Perché da come ci siamo comportati, come ci comportiamo, cosa succede in questo mondo, se fossimo noi al suo posto, avremmo distrutto tutto da lungo tempo. Il Signore è buono. Salmo 136, dal verso 1 al verso 6, lo leggiamo insieme. Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. E questo ci favorisce oggi. Celebrate il Dio degli dèi, alleluia, perché la sua bontà dura in eterno. Celebrate il Signore dei signori, perché la sua bontà dura in eterno. Colui che solo opera grandi prodigi, perché la sua bontà dura in eterno. Colui che ha fatto con sapienza i cieli, perché la sua bontà dura in eterno. Colui che ha steso la terra sopra le acque, perché la sua bontà dura in eterno. Leggiamo il verso 1. Abbiamo dei motivi validi perché dobbiamo lodare il Signore. Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Fratello, sorella, abbiamo dei motivi validi di poterlo lodare e lo vogliamo fare con tutto il cuore. Con tutto il cuore non vuol dire fare un po' di rumore in più. In questi ultimi tempi c'è un po' di tutto e non è sempre quella lode genuina. Noi vogliamo tirar fuori il meglio davanti al Signore. Tutte quelle cose che non sono vere, reali nella nostra vita, scartiamole. Lo vogliamo lodare con tutto il cuore per dire: Signore, io voglio cogliere questa occasione mentre siamo insieme in questo spazio di tempo di unirci. Non è che dopo non lo dobbiamo fare. Noi ne approfittiamo perché siamo insieme, ci incoraggiamo insieme e perciò continuiamo in questo modo. Cantiamo un altro canto. Prego. 876. Ci avviciniamo col cuore al Signore e prima che continuiamo vogliamo pregare. Prega singolarmente e preghiamo tutti insieme che la sua presenza guidi questo insieme, guidi la tua mente, guidi la nostra mente, guidi la mia mente, che ci lasci liberi da poterlo lodare con tutto il cuore. Invochiamo la sua presenza, che nessuna forza estranea possa disturbare la nostra mente, il nostro cuore, mentre vogliamo avere comunione con lui, cioè vogliamo chiudere tutte le altre porte per restare in comunione con Lui, per un rapporto speciale, personale, perché lo Spirito Santo è dimorante in ogni credente che per la fede cammina con il Signore Gesù Cristo. Camminiamo con il Signore Gesù Cristo. Chi è perso trova la via al suono del suo grande nome, del tuo grande nome. Sì, dove si loda il Signore, dove si benedice il Signore. Tante volte sono stati attratti dei credenti da un suono che si lodava a Dio. Molte volte hanno sentito in una città
che si lodava Dio, che glorificavano Dio, sono stati attratti e sono entrati e il Signore ha colto l'occasione per salvarli, per guarirli, per operare. Lui fa la stessa cosa. La condanna non c'è più. Quando il suo nome viene glorificato nella nostra vita, svaniscono tutte le altre cose. Quando accendiamo la luce in questa stanza, non ci sono più le tenebre. Così quando la luce di Dio penetra nella nostra vita, il suo nome che diventa il nostro padrone assoluto, il nostro Signore e Salvatore, le altre cose non ci possono restare perché si infastidiscono. Le forze delle tenebre corrono, scompaiono, perché nella presenza della luce di Dio non possono restare. Ed è tutto concentrato sul suo nome, perché il suo nome è il suo carattere, non il nome Geova, Yahweh, Gesù, no, il nome nell'insieme del suo potere, perché se solo il nome di poche sillabe lo abbiamo ridotto a qualcosa di molto piccolo. Il nome di Dio lo hanno scritto che non si può nominare, cioè non si può mettere insieme. Noi lo abbiamo adattato, ci abbiamo messo delle vocali, ma il nome in sé Dio non ha permesso che fosse scritto in un modo leggibile. Quelle quattro lettere Yahu messe così insieme sono impronunciabili, perché non possiamo restringere la grandezza di Dio in un nome troppo piccolo. Il nome vuol dire tutto di Lui e noi così ci avviciniamo a Lui. Andiamo a Lui con tutto il cuore e poi preghiamo il Signore. A metà canto ci alziamo ed invochiamo tutti insieme. Non ti fermare di confermare, di stare attenta, di stare attento, di essere come un corpo unico mentre preghiamo il Signore, di dire: sì Signore, questo giorno io voglio lodare Te insieme a tutti i fratelli, a tutte le sorelle che siamo insieme. Non mi voglio far sfuggire l'occasione. Alleluia. Gloria al Tuo nome, Signore, Ti benediciamo. Chi è perso trova la via al suono del Tuo grande nome. La condanna non c'è più al suono del Tuo grande nome. Non c'è spazio per la paura al suono del grande nome. Ed il nemico deve fuggire al suono del Tuo grande nome. Gesù, degno è l'agnello che in croce morì, uomo e vero Dio, esaltato Re, il mondo loderà il Tuo nome. Il debole trova forza al suono del Tuo grande nome. Ogni cuore trova grazia solo del Tuo grande nome. C'è riposo per gli orfani al suono del Tuo grande nome. C'è guarigione, risurrezione al suono del Tuo grande nome. Yeshua, degno è l'agnello che in croce morì, uomo e vero Dio, Tu
sei esaltato Re. Il mondo loderà il tuo nome. Mi perdoni, mi guarisci Dio onnipotente, mi difendi, mi salvi, tu sei il mio Re. Mi perdoni, mi guarisci Dio onnipotente, mi difendi, mi salvi, tu sei il mio Re. Yeshua, degno è l'agnello che in croce morì. Uomo è vero Dio, tu sei esaltato Re. Il mondo loderà il tuo nome. Il tuo nome. Noi ci mettiamo sotto il potere del tuo nome, Signore, e veniamo a te per dire: spandi il tuo potere su tutto il tuo popolo, in lungo e in largo, Signore, sì. Ci apriamo a te per onorare te, per innalzare te, per glorificare te. E se abbiamo dei combattimenti mentre siamo in tua presenza, ci presentiamo nel nome dell'Iddio vivente, nel nome di Gesù Cristo. Ogni combattimento, Signore, vogliamo prendere l'esempio di Davide. Nel nome dell'Iddio di Israele può combattere, perché è Lui che entra in azione. Gli eserciti di Dio entrano in azione perché Tu sei il grande. E noi Ti vogliamo benedire. Insieme, Signore, invochiamo la Tua divina presenza, la partecipazione dello Spirito Santo. Ci arrendiamo a Te per dire: guida questo insieme, guida le nostre menti, guida i nostri cuori, guida la tua parola, guida le menti di quanti siamo insieme. Vogliamo restare sotto il potere dello Spirito tuo Santo. Invochiamo l'influenza dello Spirito Santo su ognuno che siamo insieme, in lungo, in largo, fino all'estremità della terra, dovunque c'è un fratello, una sorella, che siamo insieme, desideriamo con tutto il cuore, in parole diverse ti diciamo quello che ci ha insegnato Gesù: venga il tuo regno, qui ed ora, mentre siamo nella tua presenza, in lungo e in largo, che il potere del tuo regno entri in azione e smantelli ogni forza, ogni ostacolo, ogni cosa che vuole ostacolare l'opera tua nella nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo leghiamo ogni forza satanica, demoniaca e diabolica ed invochiamo il tuo potere in mezzo a noi, che la tua parola sia unta dallo Spirito Santo e che tu abbia la presidenza non solo in mezzo a noi ma in ogni cuore, mentre lodiamo, glorifichiamo e benediciamo te, Signore. Ti vogliamo innalzare, glorificare e benedire. Parlaci, Signore. Sì, guida le nostre menti. Ti presento in un modo speciale la tua parola, Signore, nel momento che deve essere amministrata, più che ora, ma sempre. Svuotami di qualsiasi cosa e riempimi dello Spirito tuo Santo, che possa essere lo Spirito tuo Santo a parlare, perché Lui, noi ci affidiamo a te, Spirito Santo. Sei tu che devi soffiare in lungo e in largo per portare il soffio di vita che la tua parola contiene, e perciò affidiamo a te tutto questo culto, perché Gesù Cristo sia glorificato, innalzato in ogni cuore che siamo insieme, e non solo ora, ma quante volte questo messaggio della tua parola gira, possa portare la tua presenza, perché anime possano essere edificate, possano rivolgersi a te e ricevere le risposte appropriate secondo il bisogno, perché a te soltanto deve essere data la gloria, l'onore e la nostra ubbidienza. Amen, amen, amen. Accomodatevi, accomodati anche tu e di un bel amen, come dire: io ci voglio stare proprio così questa mattina,
insieme con voi e noi insieme con te, perché possiamo benedire Dio in semplicità, così all'antica, perché il Signore si manifesta ancora all'antica e lo vogliamo benedire insieme. Cantiamo un altro canto. 730. Numero 730. Ti vogliamo benedire, se senti nel cuore che la parola del Signore ti parla, da gloria al Signore, nella libertà, quando senti che qualche parola viene dal Signore che ti stimola e fa sentire la gioia della sua presenza, di Signore ti voglio lodare. Sei libera, fallo, impara a farlo, sei libero, fallo, non ti far lasciar condizionare. Se ci sono anche poche persone della tua famiglia, eleva la tua mano verso di lui e di Signore ti voglio lodare. Non ci restringiamo, non diamo spazio al timore. Lo Spirito Santo porta libertà e noi ce la vogliamo prendere tutta. Ce la vogliamo prendere tutta la libertà che ci dà lo Spirito Santo. Alleluia, per lodare il Signore. Magnificherò il nome tuo, Signore. Magnificherò il nome tuo, Signore. Io canterò a te le lodi del mio cuore. Io canterò a te le lodi del mio cuore. Così lo vogliamo fare, con tutto il cuore. Alleluia. Alleluia. Lo dobbiamo fare, dobbiamo continuare con tutto il cuore, dobbiamo concentrarci per cercare il Signore e fare ognuno la sua parte. Se per esempio io voglio guidare il canto, voglio guardare in faccia alle sorelle, ai fratelli e voglio tenere sotto controllo tutta la situazione, chi intercede, chi prega? Durante il percorso, ognuno deve fare una cosa. Ognuno deve mantenere la sua posizione davanti al Signore per cercare il Signore in prima persona. Molte volte mi succede che c'è una sorella di Polla che dice: quando vengo, quando sono a casa mi guardi sempre in faccia e quando sono qui non mi guardi. E io non posso guardare perché mi distraggo. Perché io devo invocare il Signore, devo cercare la guida dello Spirito Santo, mi devo concentrare perché lo Spirito Santo guidi in un modo potente, senza il sostegno della preghiera. Molte volte quando vogliamo dar retta a molte cose, ci distraiamo e perdiamo il filo. Noi non dobbiamo perdere il filo. Sorè, frate, noi non dobbiamo perdere il filo di comunione con il Signore. Diversamente, quando diamo retta a tutte le cose che ci circondano, perdiamo il filo.
Parliamo con la bocca, il nostro cuore non se ne accorge neppure. Invece quando noi ci concentriamo, ognuno che cerca il Signore in prima persona e gli espande la sua presenza nella nostra vita, è in mezzo a noi. Perciò invochiamo il Signore con tutto il cuore e cantiamo un altro bel canto. 881. Ognuno di noi, sore, frate, dove ti trovi? Sore, frate, dove siamo? Noi quando ci mettiamo insieme. Non dobbiamo perdere il filo, perché camminare e seguire la guida dello Spirito Santo è più sottile di quando suoniamo se perdiamo una croma o una biscroma, quella la recuperiamo subito. Se perdiamo il passo in un grande esercito, recuperiamo subito facendo il passo e riprendiamo il passo. Ma se perdiamo il filo della comunione con lo Spirito Santo, facciamo una riunione come tutte le altre. E noi non vogliamo fare una riunione come tutte le altre quando andiamo al Signore, quando stiamo insieme, quando cerchiamo il Signore. Vogliamo fare una riunione ogni volta, così come ci guida lo Spirito Santo, perché esercitando la fede e mantenendo la posizione, il Signore opera meravigliosamente in mezzo a noi. La fede che cos'è? Diamogli un altro nome. La fede è l'aspettativa. Quando noi entriamo nella casa del Signore, quando noi andiamo al Signore, quando noi ci presentiamo al Signore, non abbiamo la fede, dobbiamo avere un'altra parola che ci aiuta a comprendere. L'aspettativa che il Signore faccia qualcosa. Se ci manca l'aspettativa quando noi siamo davanti al Signore, noi facciamo una funzione religiosa, sorella. Facciamo una funzione religiosa come se fossimo andati al cinema o in un'altra parte. Descriviamo tutto, la cravatta del pastore, il velo della sorella, la veste del fratello, il vestito del fratello. E che ci serve? Quando torniamo a casa cosa abbiamo fatto? Se invece noi entriamo nella sua presenza con l'aspettativa che il Signore ci deve visitare e non perdiamo il filo, il Signore ci visita, perché Egli è fedele, alleluia. È fedele anche ora, se tu apri il tuo cuore a Lui e ti aspetti che Egli ti visiti, alleluia, invocalo, cercalo, mentre cantiamo e lo lodiamo, concentrati, mettiti i paraocchi e guarda solo a Lui, aspettandoti una risposta che Egli vuole dare al tuo cuore, alleluia. Lungo il tuo cammino io solo non ti lascerò, nelle mie braccia riposo sempre avrai. Perciò mettiamoci davanti a Lui insieme e lo cerchiamo con tutto il cuore. Sorella, fratello, dove ti trovi, trovi. Crea un rapporto diretto con lo Spirito Santo. Invocalo su di te con tutto il tuo cuore. Ed Egli ti visita mentre siamo nella Sua presenza. Alleluia, alleluia. Alleluia. Sakama Shandara Rakamasa. Lungo il tuo cammino solo non ti lascerò, nelle mie braccia riposo sempre avrai. Se non hai la forza troverà di lodare sempre il mio nome, io non ti lascerò. Amami perché ho dato la mia vita per te, non ti abbandonerò, con te sempre vivrò. Ti porterò se ti trovi nell'angoscia, io fuori ti trarrò. Lungo il
te, non ti abbandonerò, con te sempre io ti rialzerò, nella mia mano ti porterò. Porterò, se ti trovi nell'angoscia, io fuori ti trarrò. Amami perché ho dato la mia vita per te, non ti abbandonerò, con te sempre vivrò, ti rialzerò. Vita per te, non ti abbandonerò, con te sempre vivrò, ti rialzerò, nella mia mano ti porterò, se ti trovi nell'angoscia, io fuori ti trarrò. Ci vogliamo alzare in piedi e vogliamo adorare il Signore. Lo adoriamo, lo benediciamo, lo innalziamo. Se sei nell'angoscia, abbiamo cantato. Alleluia. Io ti tiro fuori. Perciò è importante l'aspettativa, sorelle e frate. Se tu hai l'aspettativa, che cosa fai? Fai come quelli che andavano a Gesù, l'esempio nel Vangelo. C'erano le folle e loro si preoccupavano del loro bisogno, avevano l'aspettativa e si dirigevano dove era Gesù. Alleluia! E Gesù rispondeva, alleluia! Il paralitico voleva andare da Gesù e si voleva dirigere, ma era paralitico, non poteva andare. Allora quattro amici dissero, non ti preoccupiamo, ci pensiamo noi. Dove andarono? Misurarono, guardarono dove era Gesù e glielo fecero scendere davanti. Avevano l'aspettativa, alleluia. Avevano dentro e se lo riusciamo a portare, se ne esce a piedi, alleluia. Se ne esce a piedi. Noi lo portiamo così, ma poi se ne esce a piedi, non si riconosce più in mezzo alla folla, non è più paralitico. Cosa avevano? L'aspettativa, la fede. Crea l'aspettativa, hai un'aspettativa che Dio ti tira fuori, perciò non pensare a nessun'altra cosa, mettiti a cercare il Signore con tutto il cuore, noi lo cerchiamo insieme con te, ci mettiamo come quei quattro e ti portiamo davanti al Signore, mentre tu cerchi di avere la risposta personale, noi tutti insieme ci mettiamo, intercediamo che lo Spirito di Dio possa operare nella tua vita mentre siamo insieme. Lo Spirito Santo ci ha detto che dove arriva la sua parola, arriva la sua presenza per operare dovunque c'è la fede, l'aspettativa. Egli opera perché è Dio. Alleluia, alleluia. Adoriamolo con tutto il cuore mentre insieme cantiamo un canto di avvicinamento a Dio, invocando lo Spirito Santo.
che si abbassi in lungo e in largo dovunque c'è un fratello o una sorella che ha dei bisogni particolari. Spirito Santo di Dio, opera per la gloria di Gesù Cristo, perché il tuo popolo possa avere dei riscontri nel proprio cuore che tu sei presente, ed operi ancora come quando tu hai sempre operato, perché tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. E noi ci veniamo a te così, singolarmente, tutti insieme, per innalzare e benedire te, Signore. Sì, alleluia, vogliamo una nuova vittoria in questo giorno, perché in Cristo c'è vittoria. Alleluia, alleluia, alleluia. Chiudi gli occhi, apri il cuore dovunque ti trovi, non ti distrarre, crea dentro di te l'aspettativa per quello che desideri che il Signore faccia nella tua vita, mentre ci mettiamo tutti insieme, fratelli, sorelle, dove siete? Invochiamo il Signore che possa operare nella vita di quanti hanno dei bisogni che non sanno a chi rivolgersi, e che lo Spirito Santo soffi in lungo e in largo, ed insieme diciamo: vieni Spirito Santo dai quattro venti e soffia sul tuo popolo e risuscita tante ossa secche, tanti corpi morti, tanti paralitici, Signore, e tanti ciechi. Opera in questo momento, fisicamente e spiritualmente, per la gloria di Gesù. Ti lodiamo, Signore. Alleluia, alleluia. 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 Ti voglio sentire. Gloria al tuo nome, Signore. Sentire dentro il mio cuore. Alleluia. In questo momento. Sentire dentro il mio cuore, alleluia, con la tua mano, puoi tu toccare il mio cuore, per aprirlo, Signore, in questo momento. Sentire dentro al mio cuore, con la tua mano, con la tua mano, vuoi tu toccare, toccare il mio cuore, per aprirlo, Signore, tocca il mio cuore, tocca il mio cuore. Tocca il mio cuore, tocca il mio cuore, ho tanto bisogno della tua mano, Signore, in questo momento mi sei accanto. Sentire dentro al mio cuore, con la tua mano, puoi tu toccare, toccare il mio cuore, e aprirlo, Signore, tocca il mio cuore. Signore, con la tua mano, puoi tu toccare, toccare il mio cuore, per aprirlo, Signore.
tocca il mio cuore, tocca il mio cuore, tocca il mio cuore, ho tanto bisogno della tua mano, Signore. Tocca il mio cuore, tocca il mio cuore, ho tanto bisogno della tua mano, Signore. Ascolta bene, se tu hai l'aspettativa che il Signore ti deve salvare mentre noi continuiamo a lodare il Signore, no? Mentre continuiamo ad adorarlo, a benedirlo, e tu hai l'aspettativa che vuoi essere salvato, aspettati la salvezza. Se tu hai il bisogno di un arto che non si muove, comincia a toccarlo, perché lui lo fa misteriosamente. Se tu hai l'aspettativa che non ci vedi con gli occhi, aspettati che lo Spirito Santo ti guarisca, mentre ti devi aprire a Lui, devi esercitare la fede, ti devi guardare. Se hai la mano che non, la testa che ti fa male, mettici la mano tua sopra, aspettati che il Signore opera, perché Lui così opera, opera per la fede, per l'aspettativa. Ti basta la scena del Vangelo, delle persone singole che andavano al Signore? Come si muovevano? Non si curavano di niente, andavano e basta, e dubitivano senza perdere tempo, e quelli erano quelli che portavano a casa il risultato. Ti vuoi portare il risultato a casa questa mattina? Sì, devi andare al Cristo con l'aspettativa, e ti devi aspettare da Lui che per lo Spirito Santo opera sulla tua vita, perché la sua parola dice che non è per forza né per potenza, è per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti, e lo Spirito di Dio è proprio dove sei tu, dove siamo noi, per operare secondo l'aspettativa che tu hai nel tuo cuore. Alleluia. Continuiamo, continuiamo ad adorare il Signore mentre cantiamo un altro canto dolcemente. Apriamo i nostri cuori al Signore, non ti distrarre, chiudi gli occhi e apri il cuore di Signore. Io non ho un altro posto dove andare. Sì, fa come diceva uno al Signore: io non ho un altro dove andare, perciò sono venuto da te. E il Signore disse: grande è la tua fede, vai a casa e vedrai che è già fatto. E per la strada incontrò i messi che gli dicevano: vienitene, non incomodare il maestro, perché già è successo. E chiese, dice: a che ora è successo sto fatto? È successo alle 3. E lui riscontrò che alle 3 Gesù gli aveva detto: vai e non ti preoccupare, che è già fatto. Il Signore così fa le cose, e questo è Dio, questo è il Dio del Vangelo, della Bibbia, il Dio creatore, il nostro Dio. Andiamo a Lui insieme, lodiamolo ancora, e vai a Lui con tutto il cuore. Chiudi gli occhi, apri il cuore, aspettati che il Signore risponde. Adesso, mica tra 10 anni dopo la morte, adesso dobbiamo ricevere dal Signore. Ora, mentre siamo nella Sua presenza, dobbiamo insistere, mentre tutti i fratelli preghiamo insieme, tutte le sorelle preghiamo che Dio operi, perché possa essere glorificato. Alleluia! Preghiamo che operi, fratelli, sorelle, noi che siamo più maturi, intercediamo perché Dio operi per la gloria sua. Alleluia. Sakama shandara la kamasita la kamaita. Alleluia. Benedici me. Gloria al tuo nome, Signore. Tu sei l'Eterno, il mio Dio. Oh, alleluia. Vai, Spirito Santo, sei tu che compi le opere. Amen. Tu sei l'Eterno, il mio Dio. Tu sei il Signore. Tu sei il Signore. Guarisci me.
tu sei eterno, il mio Dio. La tua parola hai mandato a me. Tu sei eterno, il mio Dio. Sono il Signore, guarisco te. Sono eterno il tuo Dio. La mia parola ho mandato a te. Sono eterno il tuo Dio. Tu sei il Signore. Tu sei il Signore. Guarisci me. Tu sei eterno. Parola hai mandato a me, tu sei in eterno il mio Dio. Sono il Signore, guarisco te, sono eterno il tuo Dio. La mia parola ho mandato a te, sono eterno il tuo Dio. La mia parola ho mandato a te, sono eterno il tuo Dio. La mia parola ho mandato a te, sono l'eterno il tuo Dio. Gloria al tuo nome, Signore. Vai, Spirito Santo di Dio, questa è opera tua, Signore, sei tu che devi operare. Alleluia. Signore, si sta abbassando proprio su di te, dove tu sei in questo momento, perché ha grande compassione di te, perché ti ama e ti dice così: io sono il tuo Dio, io posso fare opere potenti nella tua vita, ma tu devi credere in me. Tu in questo momento sei proprio come quel paralitico, che vedi che hai bisogno, vedi che è l'unica soluzione in me, ma non ce la fai ad arrivare, non ce la fai a credere, non ce la fai e dici: tutto questo non è possibile. Però se io mi abbasso su di te ti dico questo: vedi che a me ogni cosa è possibile, ma tu devi credere in me. Tu fino in questo momento che cosa hai fatto? Magari ti sei affidato a qualche sorella, a qualche fratello, al tuo pastore, e hai detto: aiutami a pregare perché io devo risolvere questo problema. Ma il Signore ti dice: tutti quelli intorno, sì, possono intercedere, possono pregare, ma tu sai dove sei caduto, tu sai che cosa c'è nel tuo cuore, tu sai qual è il tuo dolore, qual è la tua malattia. E allora il Signore ti dice: vieni tu direttamente a me, presentami tutto ciò che ti sta angustiando, tutto ciò che c'è nella tua vita, ed io opererò. Però tu devi credere. Se tu ti affidi agli altri e pensi che gli altri pregano per te e tu continui a disperdere la tua vita in dissolutezze, in cose che non vanno bene, tu non vedrai mai la gloria mia nella tua vita, tu non vedrai mai la risposta a ciò che io ti ho detto, perché io ti ho fatto le promesse, ma tu devi credere, ti ci devi incamminare e allora vedrai la mia gloria nella tua vita. Io sono pronto in questo momento, se tu ti apri a me, se tu mi presenti ogni cosa, io sono pronta ad intervenire. Sì, però tu lo devi credere
e devi chiedermelo tu direttamente, perché io ti amo, io so, tu devi anche pentirti dinanzi a me, tu devi dire anche io ho sbagliato, tu devi anche dire, devi riconoscere dove sei caduto, perché io lo so, ma voglio che tu ti umili e che tu me lo chieda e che tu venga a me nel dire, Signore, ho sbagliato, mi pento e voglio ritornare a te, perché io da questo momento voglio essere una persona nuova. Questo ti dice il Signore. Se tu lo farai, tu vedrai cose grandi nella tua vita, tu vedrai tutto cambiato nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia e ovunque, 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 perché io sono Dio, io sono l'Eterno che guarisce non solo nell'infermità, ma guarisce ogni cosa, ogni situazione che c'è intorno a te, perché io so, vedo e ti amo. Questo ti dice il Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Ti benediciamo, Signore. Ti lodiamo, Signore. Attira i nostri cuori, Signore. Alleluia. Ti lodiamo, Signore. Ti benediciamo. Persevera davanti al Signore. Sì, aspettati dal Signore. Non ti fermare. La perseveranza, il Vangelo è pieno di incoraggiamento, di perseverare, non ti fermare, appressati al Signore senza fermarti, sorelle e fratelli, non ti scoraggiare, fratelli e sorelle, continuiamo a pregare, a cercare il Signore che possa operare in favore di chi si espone davanti a Dio perché ha bisogno, Signore, alleluia. Rakata la maya sandara la kamashata la kamasita. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Che non ha visto e che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo tu vedrai, e queste sono le cose che Dio ha preparato per te che ami Lui, per te che appartieni a Lui. Risposta arriverà, il Signore opera, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Ciò che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo tu vedrai, e queste sono le cose che Dio ha preparato per te che ami Lui, per te che appartiene a Lui. Arriverà, il Signore opera, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Tu vedrai la risposta arriverà, che il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca e le tue mani.
Alleluia, gloria al Signore. Alleluia, alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Che c'è, ognuno di noi di presentarlo e che il pastore possa intercedere e pregare per ogni problema che noi presentiamo al Signore, fin dove siamo, perché il Signore vuole stamattina vuole fare un'opera potente e vuole rispondere ad ogni richiesta di preghiera. Questo ci dice il Signore. Alleluia. Allora vogliamo pregare il Signore insieme. Mettiti insieme, sorella, fratello, dovunque ti trovi, e preghiamo, e poi tu persevera, eh? Persevera, aspettati, non ti... Signore non delude, eh? Concentrati e metti insieme quelle due o tre cose che proprio sono pesanti sulla tua vita, li prendiamo insieme e li portiamo al Signore. Alleluia. Se tu non ne hai, fratello, sorella, intercedi per quelle che hanno bisogno, dovunque ti trovi. Alzi la tua mano verso il Signore, ci mettiamo tutti insieme. Alzi la tua mano verso di noi e noi la alziamo verso di te. Ci mettiamo come un solo uomo. Mentre chi ha due o tre, non più di tanto, così tu sai che il Signore ti ha risposto. Se fai una confusione non sai manco se ti ha risposto. Prendine due o tre cose che proprio sono importanti per la tua vita e li presentiamo al Signore insieme, insieme a tutti i fratelli che pregano, che alzano la mano verso di noi e noi verso di te, come dire che facciamo corpo unico, non c'è niente nella mano di misterioso, e che ci mettiamo insieme di pari consentimento, perché il Signore risponde, il Signore risponde. Signore, noi veniamo a te. La nostra mano, Signore, è solo una mano di fede che si eleva verso di te per dire: Signore, opera, perché sei tu che devi operare, sei tu che operi e noi ti vogliamo ringraziare perché le opere li fai tu. Noi possiamo essere soltanto degli spettatori che spesso ci fai essere presenti per confermare che tu operi e noi ti vogliamo ringraziare. Perché tu sei il grande Dio che operi in virtù della fede. La nostra mano, Signore, verso di te è la mano di fede. Più di tanto non riusciamo a salire. Dalla mano, fin dove sei tu, c'è solo un mezzo che arriva a te. La nostra fede e la nostra perseveranza. Ed insieme, Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu sei fedele. Alleluia, grazie Signore, amen, amen. Accomodatevi. La perseveranza è molto importante. Quando noi crediamo, oltre a credere, dobbiamo perseverare. Io ho un occhio, ti porto un esempio, così ti aiuta. Io ho un occhio che mi lacrima. Un mese fa, poco più di un mese fa, sono andato dall'oculista, è uno dei bravi. Dopo un mese sono ritornato, mi ha dato del collirio e le lacrime ci sono ancora. E allora mi ha detto: dovremmo fare l'operazione, però ti dico un segreto. Qui c'è un tubicino piccolino, vacci la mattina quando ti alzi e fai un poco così. Non premere troppo, perché quello è un tubicino sottile. Non lo fare troppo perché, però fallo così, entra dentro, fai un poco così. Il dottore è bravo, mi ha convinto. Ci ho creduto. Mi ha detto di farlo la mattina, ma sai quante volte lo faccio al giorno? Forse 50 volte. Perché ho creduto
e io persevero, perché la logica che mi ha dato è vera, ci credo. Per evitare di fare l'operazione, mi esercito a fare questo. Anzi, adesso faccio pure questo. Tu mi guardi e dici, ma che dice sto pastore? Questo è per dirti che noi dobbiamo, quando crediamo nel Signore, dobbiamo esercitare in quello che il Signore ci dice. Quello è specialista, so che conosce il mestiere. Mi sono convinto che ha ragione, perché se esercito, ma sai che ti posso dire? Sono 4-5 giorni che sta migliorando. Se io non lo facevo, restava come prima. Invece sto scoprendo che funziona. Ma tu dici, frate, ma che vuoi dire? Nel Vangelo Gesù dice che noi dobbiamo perseverare. Se tu ci credi, persevera nell'aspettativa, cercando di fare la tua parte nel miglior modo che puoi sulla base delle indicazioni della parola del Signore. Aspettati grandi cose dal Signore. Perché Dio è un grande Dio e noi abbiamo le testimonianze di quante opere Egli fa, di quanti vengono guariti, di quanti vengono salvati, di quanti vengono battezzati nello Spirito Santo. Chi lo fa? Lo fa Dio, perciò dobbiamo andare a Dio. Hai capito che cosa ti voglio dire? Non ti dico mi sono spiegato, perché mi sono spiegato bene. Ti chiedo, hai capito? Sorella, hai capito? L'esercitazione è importante, dobbiamo avere l'aspettativa sempre viva, perché il Signore risponde per la fede. L'aspettativa vuol dire fede. Quelli che si aspettavano nel Vangelo di ricevere dal Signore hanno fatto di tutto. Zaccheo, anche se si strappava la veste, il pantalone, la toga che teneva lui, non se ne importava proprio, voleva vedere Gesù per essere salvato. Questa è la fede. La fede non ci fa stare passivi, morti, mortacini. Le cose morte sono del diavolo. I consigli che ci fanno allontanare e che ci demoliscono sono del diavolo. I figli di Dio, finché c'è vita, c'è speranza, non si fermano mai, perché Dio risponde. Possiamo arrivare anche all'orlo, al limite, ma Dio risponde e benedetto sia Dio. Hai capito bene? Tu devi perseverare nel cercare il Signore. Questo è compito nostro, è compito di Dio di operare. Gloria al Signore. C'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore? Dategli il microfono, parlate bene nel microfono, perché abbiamo altri anziani come noi dall'altra parte della televisione che non tutti sono... Io ringrazio il Signore per le prove. Come ringrazio il Signore per le prove? Perché il Signore, tenendo prove, stiamo più attaccati a Lui e ci può rispondere più i nostri bisogni. Allora, io sono 37 anni che sono nel cammino del Signore, battezzata col suo Santo Spirito, e sono sicura, sempre mi ha risposto e sempre mi risponderà. Perché Lui è grande, e quando noi ci abbiamo con prove non ci raffreddiamo come un frigorifico, stiamo afferrati a Gesù. Allora ognuno che incontriamo, Gesù ti ama, io tengo questo problema, Gesù ti ama, cerca Gesù, perché Lui è la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non è per mezzo di Lui. A Lui sia tutta la lode e la gloria, per la gloria sua dico questa testimonianza. Amen. Gloria al Signore. C'è qualcun altro, qualcun altra che deve lodare il Signore? Dio sia la gloria, sento di condividere con voi un verso della parola del Signore che dice: fatti coraggio e mettiti all'opera, e il Signore sia con chi è buono. Forse tu questa mattina pensi nel tuo cuore che non sei adatto, che non puoi servire il Signore perché non sei buono.
ma non sei tu che sei buono, non sono io che sono buona, ma è la presenza del Signore che entra dentro di te e ti renda adatto per il servizio, per l'opera che il Signore ti chiama a fare. Perciò questa mattina arrendiamoci, arrenditi nelle mani del Signore e lascia che sia Lui a guidare la tua vita, a guidare la tua mente, a guidare il tuo cuore. Abbandonati nelle sue braccia questa mattina, perché la parola del Signore ti dice: fatti coraggio. Devi fare tu il primo passo a farti coraggio nel fare la volontà del Signore, nel fare la tua parte, perché quel verso dice: fatti coraggio e mettiti all'opera. Perciò ognuno di noi il Signore ci ha chiamato a qualcosa, a te ti ha chiamato a qualcosa, ma devi farti coraggio nel fare quella parte che il Signore ti chiede da fare. Forse tu questa mattina dici: non so come fare, non so come iniziare. Ma lascia che il Signore ti guidi Lui e ti usi Lui per la sua gloria e lode. Proprio quando ti senti inadatto, proprio quando senti che tu non puoi, è lì che il Signore fa un'opera potente e un'opera speciale. E che Dio ti benedica. Se c'è qualchedun altro, qualchedun altra. Se non c'è nessuno, passiamo alla parola del Signore, che vogliamo aspettarci un buon consiglio dal Signore. Il Signore sa dove viviamo noi, come siamo noi, dove ci troviamo, dove possiamo disperderci, dove possiamo deviare, dove possiamo essere intrappolati dal diavolo, dove ci può prendere da qualche parte. Perché Lui sa che intorno a noi c'è un leone ruggente che cerca tutte le nostre debolezze, le parti deboli li usa per farci cadere, per indebolirci, per schiacciarci, per metterci fuori pista e per poi non solo tirarci fuori, ma poi accusarci nel modo che non ci alziamo più. E il Signore conosce tutto questo, sa in che sistema viviamo e perciò camminando con il Signore troviamo dei consigli pratici, utili, che ci aiutano. E allora noi li dobbiamo seguire e dobbiamo stare attenti, perché il Signore nella sua parola ci parla. Gesù ci ha tirati e ci tira fuori dalla confusione, però poi non ci dobbiamo entrare noi. Ci sono di quelli che li tira e poi ci vanno un'altra volta. Il Signore ci aiuta, ma noi, una volta che abbiamo fatto delle esperienze negative in qualche direzione, non ci dobbiamo tornare. Ma non dobbiamo fare più errori. Faremo altri errori, ma non ripetiamo quelli che già abbiamo fatto. Così, piano piano, facciamo come esempi pratici. A volte c'è una mosca che la vediamo che esce da un bicchiere, è caduta nell'acqua, però si arrampica vicino al bicchiere che vuole uscire fuori. Ti sarà capitato di vederla. Ce la mette tutta, perché se riesce ad arrivare sul bordo, piglia il volo un'altra volta. E se una mosca è tanto intelligente, quanto più dobbiamo essere noi. Dio ci deve aiutare veramente. Allora ci facciamo una camminatina con Gesù e vediamo di stare dietro a Lui, perché intorno a noi ci sono tante trappole e se guardiamo a Lui, Lui piano piano addirizza il nostro modo di pensare. Leggiamo insieme in Matteo capitolo 24, verso 3. Benedetto sia il Signore. Ci facciamo una camminata con Gesù stamattina. Mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: «Dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Alla domanda Gesù è preoccupato di un'altra cosa. Guardiamo nel verso 4. Gesù rispose loro: «Guardate che nessuno vi seduca». Cioè, se Gesù ci spiega tutto e ci facciamo una testa così grande,
e poi siamo sedotti lungo il cammino, perdiamo tutto. Gesù va al sodo. Non entriamo troppo in tante cose, perché sennò facilmente ci perdiamo per strada. Possiamo anche, leggendo la parola del Signore, entrare in una trappola dottrinale. Leggiamo, ci informiamo, parliamo, condividiamo. Si cominciano a creare vedute diverse, alla fine resti nella confusione. Nel bel mezzo della lettura, della condivisione e delle argomentazioni, quando spazi troppo in più direzioni, cioè mi voglio spiegare, se tu ti metti a parlare con 10 credenti diversi di denominazioni varie, quando hai sentito la settima già non sai più che strada devi prendere. Gesù ci vuole evitare tutta questa cosa. Tutta la buona volontà la dobbiamo sprigionare nelle direttive che ci dà il Signore. Alla domanda Gesù avrebbe potuto rispondere, perché avrebbe fatto un filo logico e cronologico, perché Gesù sapeva. Ma Gesù è interessato che noi arriviamo a destinazione concentrando la nostra attenzione in una sola direzione. Guardatevi che nessuno vi seduca. La preoccupazione è che Satana ci distrae, perché trova tutte le occasioni, anche biblicamente, per portarci fuori strada. D'altra parte, se ci sono tante denominazioni, dalla cattolica alle evangeliche, a Testimoni di Geova, è perché tutti sulla parola del Signore. Dovremmo essere tutti quanti fratelli e affiatati, invece non è così. Perché la parola del Signore divide? No, sono le nostre distrazioni. Perdiamo di vista Gesù e seguiamo le indicazioni che ci vengono date, e poi ci troviamo che quando arriviamo più avanti, in alcuni snodi che non prevedevamo, che non sapevamo, ma che Gesù sa, perciò ce lo dice, ci mette in guardia di mantenere una linea costante, di stare dietro a Lui, di vigilare, perché nell'organigramma divino funziona già tutto. Molte volte noi parliamo del tempo, parecchie volte mi capita di incontrarmi con amici che, se fa freddo, diciamo stu tempo, stu tempo. Se fa caldo, diciamo stu tempo, stu tempo. Quasi che vorremmo comandare pure il tempo. E a volte dico, noi facciamo che dobbiamo fare noi. Che il tempo fa quello che deve fare, perché tanto noi non ci possiamo fare niente. Possiamo fare una cosa, che se fa freddo ci mettiamo una giacca in più. E se fa caldo ci togliamo la giacca. È così. Ci sono alcune cose che non sono per noi. Non ci entriamo, se no ci perdiamo per strada. Perché la sua parola dice, leggiamolo insieme, in 1 Corinzi 15, 23. Benedetto tu sei, Signore. Ma ciascuno a suo turno. Qui parla addirittura della risurrezione. Dio ci fa sapere anche oltre, ma noi dobbiamo passo dopo passo seguire Gesù. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, e poi proseguiamo. La parola di Dio ci dice tutto, ma la nostra attenzione non deve essere quella che ci fa spendere una vita per comporre teorie e teorie intorno all'escatologia, cioè al ritorno di Cristo, a una cosa, al millennio, prima, dopo, premillenniale, post-millennium, predestinazione, preconoscenza, tutte storie che fanno perdere il tempo a tanti credenti, che ci perdiamo per strada e facciamo un poco come gli scienziati. L'altro ieri per televisione dicevano che erano stati buttati via
150 anni di scienza. Perché per 150 anni hanno creduto che le stelle si formavano in un certo modo, mentre mo hanno scoperto che c'è uno spazio, una vallata, chiamiamola così, lunga 1000 anni luce e larga 500 anni luce, dove c'è la formazione delle stelle, che non avevano capito. Tutti gli scienziati hanno perso 150 anni per dire cosa, per capire cosa. Niente. Perché tutto quello che per 150 anni questi testoni che pare che dominano tutto, specialmente quando annientano la parola del Signore, la parola del Signore è stabile e noi ci vogliamo fondare su quella. Grazie a Dio che ci sono gli scienziati, però quando contestano la Bibbia, questo è grave, perché la parola del Signore non ha mai cambiato, anzi, da un pescatore come Pietro già parlava che le potenze del cielo si dissolveranno, che non si sapeva neppure, ma ora l'esperienza ci fa comprendere che quando cade una meteorite, quando una stella cade, si dissolve. Pietro non lo sapeva, ma per la guida dello Spirito Santo già anticipava tutti gli scienziati che ci sono sulla terra. Gloria a Dio, noi dobbiamo seguire le direttive che ci vengono date dal Signore Gesù Cristo. 150 anni buttati via, ma di essere pronti, ci dice il Signore. Il Signore ci deve veramente aiutare. Non ci disperdiamo. La stessa cosa viene chiesto in Atti capitolo 1 verso 6. Noi siamo dei ficcanasi che possiamo perdere la via del cielo, anche noi credenti. Perciò Gesù parla ai credenti e dice: non vi disperdete. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono un'altra volta: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? E qui ci troviamo dove? Ci troviamo nello spazio che Gesù prima aveva parlato, prima della sua morte. Gesù continua a parlare e porta lo stesso tono, gli stessi insegnamenti, nello spazio dalla risurrezione all'ascensione. Ritiene importante che noi siamo informati, ma di quelle cose che ci sono utili, perché così possiamo crescere e seguire il Signore. Dio ci deve aiutare. Gesù rispose nel verso 7, guardiamo insieme. Egli rispose loro un'altra volta: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Quando noi vogliamo oltrepassare la misura della rivelazione che è appropriata alla nostra propria conoscenza, che viene dallo Spirito Santo che man mano ci costruisce ed è una conoscenza che ci edifica, che ci fortifica e ci permette di fare meglio la volontà del Signore, tutto va bene. Quando ci spostiamo oltre, il Signore mette un riparo nel dire: lascia stare, che qui ti perdi, qui esci fuori da quella che è il piano della mia volontà. Non spetta a voi, ma una cosa, guardiamo cosa dice nel verso 8, il Signore ci dirige sempre nelle direttive, ci dirige sempre dove possiamo, come dice la sua parola, essere cibati ed essere nutriti. Nel Salmo 23 dice che il nostro pastore ci guida lungo le acque chete e nelle praterie. Il Signore ci guida per lo Spirito Santo, dove noi possiamo nutrirci, abbeverarci e sviluppare le energie necessarie per fare la sua volontà. Ma voi avete bisogno di un'altra cosa, ci dice il Signore oggi. Se ti stai spostando con troppe ricerche, limitati un po', segui un poco di più il Signore.
perché se no sbandi, vai a finire fuori strada. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Nel momento particolare che noi stiamo vivendo, abbiamo bisogno di concentrare sempre di più la nostra attenzione verso il Signore e le direttive che vengono da Lui, quelle che sono buone, che portano forza al nostro cuore, cibo e acqua che ci nutre per seguire il Signore e servire il Signore. Tutto il resto non ci serve. Abbiamo letto in Matteo 24,4, rileggiamolo un'altra volta, così ritorniamo per riconcentrarci e dire di che stiamo parlando. Guardate che nessuno vi seduca, perché oggi c'è una seduzione informatica ed extra informatica che ci porta fuori strada. Diventiamo tutti dei grandi scienziati, faccio riferimento a quello che abbiamo detto prima. Sembra che abbiamo scoperto l'acqua calda e poi alla fine ci troviamo a lavarci la faccia con l'acqua fredda. Dio ci deve aiutare. Guardate che nessuno vi seduca. Noi per non essere sedotti dobbiamo seguire il Signore Gesù Cristo nel Vangelo come dice. Tutto quello che ci aggiungiamo è pericoloso perché ci porta fuori strada, crea dei concetti satanici e demoniaci nella nostra vita, nel quale ne siamo pieni da tutte le parti, ed oltretutto siamo pieni di satanismo e siamo pieni poi di altre cose che ci allontanano da Dio. Noi dobbiamo vigilare. E l'altro è l'altro aiuto che ci viene dato è Atti 1,7, leggiamolo un'altra volta, guardate che nessuno avesse dubbio. Se ripetiamo qualche verso, è importante perché ci sono anche dei nuovi convertiti che vengono distratti da dottrine diverse che li portano fuori strada. Frate e sorre, se il Signore ci ha messo questo messaggio nel cuore, vuol dire che tu hai bisogno e io ho bisogno di sapere, di avvolgere, coinvolgere tutto il nostro essere e puntare in una sola direzione, perché quando vogliamo camminare con la macchina in quattro strade non è possibile, una ne possiamo fare. Se vogliamo camminare in quattro strade, in due strade, già siamo fuori strada, perché siamo fuorviati, siamo traviati, siamo tra una via e l'altra e non andiamo da nessuna parte. Rispose loro: non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Le sue risposte ci servono perché il Signore, il Satana, il nostro avversario, cerca di distrarci. Cerca come ci deve distrarre. Gesù ci propone cose concrete. Non so trovare le altre parole, ma questo è importante. Gesù ci propone cose che ci servono. Leggiamo in Luca capitolo 18, verso 1. Propose loro una parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Non abbiamo il tempo di leggere la parabola. Però si riferisce ad una indicazione che in questa parabola Gesù porta, la parabola della vedova che va dal giudice e deve perseverare e continuare. Ma alla fine di quello che Gesù dice,
parliamo, Lui ci conosce, sa che più parliamo e meno facciamo. Dopo l'esempio e l'insegnamento della parabola, conoscendoci, nel verso 8 Gesù si domanda e ci domanda, leggiamolo insieme. Tutto il parlare di Gesù si concentra nel portare a noi un messaggio che noi prendiamo e lo facciamo diventare nostro. Quando noi non lo facciamo, ci distraiamo in altre direzioni, su tutte le cose che vogliamo essere informati, e veniamo meno in quello che Lui ci chiede. Verso 8 dello stesso capitolo. Così vediamo Gesù come sta preoccupato quando ci parla. Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Alla fine della parabola Gesù conferma che Dio risponde, ma la domanda che ci pone, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Trova le persone ancora che hanno l'aspettativa che Dio risponde? Trova ancora di quelli che lasciano tutte le altre cose e si dedicano per cercare il Signore secondo quello che Lui dice, per vedere le cose che poi accadano, che succedano, che la nostra vita viene cambiata, che la nostra vita viene trasformata. La preoccupazione di Gesù, non che non vuole rispondere alle nostre domande, ma è: se noi prendiamo tutte queste strade, alla fine concretizziamo che cosa? Signore risponde, ma quando il Signore verrà, i tempi che ci viviamo dentro, troverà ancora qualche credente che si mette e cerca il Signore perché il Signore risponda a quello che ha bisogno? O siamo diventati in una moda, frate prega per me, frate, beh, io ho delle sorelle che mi telefonano quasi ogni giorno, perché ogni piccolo fatto della casa loro, ma io credo che loro non pregano. Ma si deve fare l'operazione, e mo deve rifare la visita, è puntuale sti numeri di telefono che arrivano, ma sta sorella sta pregando pure lei. Sembra che abbiamo proprio lo switch on, switch off delle cose. Abbiamo il bottone che tutto succede quando il Signore verrà, ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Il Signore ci vuole concentrati, non stiamo dicendo che chiedere preghiere non è buono, non è detto che noi non dobbiamo pregare, non è detto che non dobbiamo intercedere. Certo che lo dobbiamo fare, però il Signore ci chiede in prima persona, noi che seguiamo il Signore, quale posizione abbiamo? Parliamo solo? Siamo distratti da tutte le altre cose? Forse ci vuole l'esempio di Maria e di Marta? Dio ci deve aiutare veramente. Lui sa che da un lato c'è Satana, che gira intorno a noi, e sa pure un'altra cosa che Lui ci dice, che la carne è debole, lo spirito è pronto e la carne è debole. Ci parla con una logica che noi dobbiamo comprendere. Guardiamolo insieme nel capitolo 26, verso 41 di Matteo. Matteo 26, verso 41. Che cosa dice Matteo 26, 41? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. La tenerezza di questo appello è toccante.
Cristo stesso aveva sperimentato lo stato delle infermità umane, perché essendo umano comprendeva la parte umana. Quando Gesù ci parla è perché Lui ci comprende e sa, ci previene, ci dice le cose perché... Tuttavia, senza peccare, Egli lo ha fatto, nonostante la sua carne era debole come la nostra, ha resistito fino in fondo. Perciò i suoi consigli sono quelli concreti che ci aiutano a seguire. Proprio in quel momento egli si trovò colto da una lotta contro le passioni umane, le quali, benché non peccaminose in sé, devono essere sottomesse alla volontà divina se si vuole evitare di cadere nel peccato. Sa che non siamo forti, leggiamo nel verso 40. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola. Abbiamo capito dove possiamo venire meno? Per cercare tutte le altre cose, veniamo meno in quello che porta la sostanza nella nostra vita. Perché senza il nutrimento, da restare con la sorgente della vita, avere comunione con Lui, noi crolliamo. Perché non abbiamo le risorse di poter continuare il cammino fino a destinazione. Lui per questo si preoccupa, non perché non ci vuole far sapere le cose, ma perché molte cose ci distraggono, ci portano via e non abbiamo più l'alimentazione che abbiamo bisogno. Manco un'ora, Gesù vuole che concentriamo le nostre poche capacità, senza distrazione di sorta, perché nel nostro tempo c'è di tutto. Possiamo spaziare a casa nostra dove vogliamo, però tirando le somme, la nostra vita cristiana che fine fa? Leggiamo insieme dove ci troviamo. Secondo Timoteo, capitolo 3, verso 1. Perché ci parla il Signore? Ci parla per addirizzare un poco il nostro tempo, come metterlo in una posizione che possiamo crescere e non restare sfiancati. Dio ci deve aiutare. Or sappi questo, e noi ci siamo dentro, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Se già sono difficili e noi ci tuffiamo dentro, che ne viene fuori? Questa espressione designa la presente età, perciò la parola del Signore parla a noi. Il tempo che intercorre fra la prima venuta del Signore Gesù e quella della fine dei tempi, che noi ci siamo vicina, tempi difficili. Difficili è lo stesso aggettivo che ricopre quale designazione della folle natura dei due indemoniati di Matteo 8, 28. Il termine per tempi è sinonimo di epoche, cioè noi viviamo in un'epoca che facilmente scivoliamo fuori, perché non è come quella di 50 anni fa, che eravamo tutti in un campo con i nostri genitori e stavamo lì, avevamo solo un solco davanti, o quello o niente più di quello. Ora possiamo spaziare, ma spaziamo dove? In che cosa? In quale melma? Navighiamo, ma in quali oceani? Non è che navighiamo come navigava Giona. Dio ci deve aiutare. Piuttosto che di tempo, quale misurazione cronografica o cronologica. Viviamo in un'età, in una epoca, tanto tormentata e dolorosa,
che aumenta sempre di più e progressivamente per frequenza e per intensità. Oggi più che mai, ogni giorno, diventa peggio di quello che abbiamo vissuto ieri e delle afflizioni ad esse legate a mano che, si avvicinerà il ritorno del Signore che è più vicino che mai. Ora, se il Signore sta per ritornare, la nostra attenzione deve essere concentrata in quello che il Signore ci consiglia di dirigere la nostra attenzione, focalizzare in quella direzione. L'età della Chiesa è segnata dalla continua ribalta di movimenti che acquisteranno sempre maggior forza con l'avvicinarsi della fine. Noi siamo sempre più sbattuti, perciò dobbiamo avere un'ancora fissata su Cristo e seguire attentamente le direttive che vengono. Quando cominciamo a dire dobbiamo spaziare perché sennò dà l'impressione che siamo antichi e diventiamo moderni, dipende che vogliamo dire. Noi possiamo essere antichi e moderni e possiamo seguire il Signore, ma dipende noi che cosa vogliamo fare. Dio ci deve aiutare. Non solo, lo dice San Paolo, ma leggiamo insieme anche in Secondo Pietro, capitolo 3, verso 3. Così abbiamo un quadro chiaro e ci concentriamo nel sapere che scelte dobbiamo fare. Noi possiamo spaziare come tanti giovani spaziano, ma che poi si perdono e dà l'impressione che la vita non ha più nessun senso. E abbiamo sentito pochi giorni fa una ragazza che chiedeva prima alla sorella, il giorno prima, che senso ha la vita, il giorno dopo per fare una foto si buttò sotto la macchina. Cioè la vita non ha più senso. Perché? Perché noi abbiamo perso l'equilibrio. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno anche schernitori, beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi. Leggiamolo insieme, così ci aiuta a comprendere con... Ci mettiamo un po' di tempo, ma ne vale la pena, perché perdiamo tanto tempo, mettiamone un poco per ascoltare quello che ci dice il Signore. Sappiate questo prima di tutto, l'espressione prima di tutto indica in questo caso l'argomento di primaria importanza. Noi credenti dobbiamo sapere cosa serve primo, se necessario, e quello che non serve. Non il primo di un elenco. Di primaria importanza vuol dire che dobbiamo concentrare la nostra attenzione agli insegnamenti del Signore, non catalogarli prima questo, ma nell'insieme dobbiamo convogliare la nostra attenzione sempre verso quel punto di riferimento di quello che viene dalla bocca del Signore e dalla sua parola, perché se no ci perdiamo. In questa sezione della lettera la priorità che ci viene detta di avvertire noi credenti che i falsi dottori cercheranno di negare la rivelazione. Infatti stanno uscendo dei film, ci sarà il Christian Day e così via. Dobbiamo vigilare perché quelle logiche si creano facilmente nella nostra mente, privandoli di ogni speranza. Negli ultimi giorni questo modo di esprimere designa il periodo che intercorre da quando il Signore è venuto fino a questi tempi che siamo proprio agli sgoccioli del suo ritorno. Tale periodo sarà interamente caratterizzato dalla presenza di sabotatori delle verità cristiane, dalla verità cristiana, soprattutto della speranza del ritorno del Signore. Verranno schernitori e beffardi, e infatti in questo campo c'è una confusione che non finisce mai. Se noi ci entriamo, non ne usciamo più.
falsi dottori confutano e ridicolizzano la verità della seconda venuta di Cristo e di qualsiasi altro insegnamento della Scrittura. Chi vuole togliere un pezzo, chi vuole togliere un altro pezzo della parola del Signore, alla fine restiamo senza la salvezza, senza il cielo, senza l'inferno, ci andiamo dentro lo stesso. E che facciamo? Dio ci deve. Si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi, cioè vuol dire si comporteranno, e lo stesso per camminare qui, esso indica la condotta, lo stile di vita. Pietro affronta nuovamente il discorso delle abitudini dei falsi dottori caratterizzate da concupiscenze sensuali. Intorno a noi c'è una frana, una lacuna di cose che a nostra volta era vergognoso parlarne ed ora si fanno senza scrupoli. E pronuncia un avvertimento: i falsi dottori che non conoscono né la verità di Dio né Dio non hanno alcun freno inibitore per le proprie concupiscenze. In particolare si fanno beffe della seconda venuta di Gesù Cristo, giacché vogliono perdurare nella propria lussuria senza timore delle conseguenze o senza affrontare la retribuzione divina. Costoro cercano un'escatologia. Escatologia vuol dire tutte le cose che riguardano il ritorno di Gesù Cristo, se lo compongono a modo loro, come alcuni dicono che è tornato nel 1914, che il Signore è comparso in veste da donna in Cina ed è un altro Messia, una confusione che dobbiamo vigilare. Questa è la foto del nostro tempo. Gesù sa che siamo nel sistema malvagio, che siamo nella fiera di Satana. Cioè, sei stato mai in una fiera piena di confusione e che ci perdiamo facilmente? Nel sistema malvagio che siamo nella fiera di Satana, quando ci ha chiamato, il Signore ha detto: chi vuol venire dietro a me? Vuol dire, non vogliamo dire prenda la sua croce e così via, voglio soltanto sottolineare, quando Gesù dice chi vuol venire dietro a me, c'è un senso tanto speciale in quella parola, come camminare in fila indiana dietro a lui. Questo è il cristiano. Non è il cristiano che vive nella confusione e non sa. Dietro al Signore vuol dire che singolarmente non entriamo a masse, anche se nell'Apocalisse parla di una moltitudine che nessuno può contare, ma singolarmente ognuno di noi dobbiamo camminare in fila indiana e passare per la porta stretta, uno dopo l'altro, così come dobbiamo camminare. Ci ha chiamato, che vuol dire chi viene dietro a me, e non si ferma di raccomandarci ancora. Quando i discepoli volevano spaziare ancora, dopo la sua risurrezione, fino alla fine, egli ha raccomandato sempre di seguire. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 21, verso 22. Fratelli, sorelle, se vogliamo arrivare a destinazione, dobbiamo seguire Gesù. Tutto il resto ci porta fuori strada. Un altro che voleva spaziare un poco, guardiamo Gesù cosa dice. Gesù gli rispose: se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu segui me. Quando noi abbiamo incontrato il Signore, dobbiamo tenere presente che il punto di riferimento nostro, come la bussola punta sempre verso il nord, noi dobbiamo puntare con lo sguardo del nostro cuore
sul Signore che attraverso lo Spirito Santo crea una rotta chiara da poterlo seguire. E tu segui me, dice, questo prima della croce. Lo dice tra la croce e l'ascensione. Nel capitolo 1, verso 7 degli Atti lo vogliamo rileggere in modo che ci riconcentriamo e quando abbiamo finito il culto sappiamo il Signore che cosa ci ha detto e cosa vuole che noi facciamo per poter arrivare a destinazione. Gli rispose loro, egli rispose loro, non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Il nostro unico impegno come discepoli è di seguire le sue indicazioni. Nel verso 8 c'è un'indicazione speciale che ci dobbiamo tutti passare, come tutti dobbiamo passare per la nuova nascita, per poter essere partecipi del regno di Dio, così tutti dobbiamo passare per questo avvento speciale di ricevere la potenza dello Spirito Santo nella nostra vita, che seguendo Gesù lui lo fa, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Per giungere alla pienezza dello Spirito Santo, nel capitolo 2, verso 4, le indicazioni che ci dà il Signore non è di spaziare a monte e a valle, l'unico spazio che il Signore ci dà è di predicare l'Evangelo fino all'estremità della terra, ma non di entrare in tutti i luoghi per distrarci e perdere la via. Capitolo 2, verso 4, è lì che ci vuole portare il Signore e ci vuole portare a destinazione. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro da esprimersi. Per continuare e per poter portare insieme con Gesù il compito che ci ha affidato secondo il tracciato pratico lasciato dagli apostoli. Gli apostoli, oltre a questo, dovettero fare un'altra scelta per arrivare a destinazione. Noi che siamo e abbiamo fondato la nostra fede su Cristo, sui profeti e sugli apostoli, le indicazioni che ci servono sono quelle apostoliche, cristiane, la vecchia, le vecchie regole che sono le nuove. Leggiamo insieme cosa hanno scelto nel loro cammino ancora per portare a destinazione l'opera che gli era stata affidata. Capitolo 6, verso 4. Se no ci perdiamo per strada, ci perdiamo per strada. Frate, ci perdiamo per strada. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola, con la guida dello Spirito Santo, Giovanni 16,13, che ha piazzato nella nostra vita, che ha fatto diventare il nostro corpo il Tempio dello Spirito Santo, una guida certa, un interprete certo, uno che ci sa guidare in ogni momento, in ogni direzione e dovunque ne abbiamo bisogno. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Quali a venire? Quelle che sono dei nostri capricci? Per certo no. Egli porta rivelazione al nostro cuore, ma ci porta quella che abbiamo bisogno per crescere e continuare a portare avanti il suo progetto fino alla fine. Unica guida sicura. Se noi seguiamo il Signore in questo modo, possiamo passare anche come gli amici di Daniele, attraverso la fornace ardente, possiamo passare nelle difficoltà che si possono presentare, ma con il Signore siamo più che vincitori. Lo vogliamo ringraziare, ci vogliamo alzare in piedi. Gloria al Signore. In mezzo a tutte le burrasche, il Signore ci ha fatto un tracciato, una rotta che ci porta al porto destinato e noi lo vogliamo ringraziare. Signore, ti vogliamo benedire
ti vogliamo lodare, ti vogliamo glorificare, ti vogliamo rendere lode e onore che in mezzo a tutta la confusione che ci circonda, quando tu sei venuto al nostro cuore, quando abbiamo incontrato te, abbiamo fatto delle esperienze gloriose che vogliamo coltivare, mantenere, ed insieme ti vogliamo ringraziare perché ancora oggi ci raccogli come il capitano dell'esercito dell'Eterno da seguire per vincere tutte le battaglie mentre continuiamo il nostro cammino. E noi tutti insieme ti vogliamo ringraziare, Padre Dio, per Gesù Cristo, che per lo Spirito Santo Egli ci dà la giusta guida attraverso l'aiuto della Tua parola, che ce la interpreta nel modo che ne abbiamo bisogno per restare dietro a Te, unica guida certa. E noi tutti insieme ti vogliamo ringraziare, benedire e lodare. Amen, amen. Grazie Signore, Dio vi benedica, Dio ti benedica e continui a guidare te. Oggi alle 14:30 ci sarà la replica di questo culto se non lo hai ancora sentito. Poi ti volevo dare un'altra notizia molto importante. Questa è veramente importante, perché abbiamo un bisogno particolare che devo dire ai fratelli. Se non lo dico ai fratelli, a chi lo dico? Noi quando siamo partiti con Parole di Vita, abbiamo iniziato con, erano lire, ma con 175.000 euro di debiti. Piano piano siamo andati avanti, l'abbiamo portato avanti. Abbiamo, grazie a Dio, quest'anno raggiunto tutta l'Italia con il nuovo programma, però vi devo dire che per poter prendere questa linea da questa società ci hanno chiesto 3 mesi anticipati, che non è poco, e li abbiamo superati, grazie siano rese al Signore. Abbiamo pagato fino al 31 di marzo. Il problema non è questo, è che ora siamo pieni dei programmi che abbiamo fatto finora. Abbiamo bisogno di altri contenitori, che per quello che ci serve, un archivio per mettere i programmi che abbiamo, perché si sono riempiti, e per poter lavorare abbiamo bisogno di archivi di una certa dimensione, e non ci vuole molto. Ci vogliono 25 persone che ci mandino 1.000 euro ognuno. Noi sappiamo che il Signore che ci ha portati fin qui non manca di esserci di aiuto. Abbiamo urgente bisogno di contenitori per mettere gli archivi dentro e mettere i programmi nuovi man mano che arrivano. Perciò abbiamo bisogno di 25 fratelli, sorelle, che ci mandino 1.000 euro ognuno. Abbiamo bisogno forse di 5 che ne mandino 5.000. O abbiamo bisogno di tanti che ne mandino di meno. Però dobbiamo affrontare questo con urgenza, perché se no non sappiamo dove mettere i programmi man mano che arrivano. Perciò mi rivolgo a voi. Come sempre il Signore si è servito di voi e noi vi ringraziamo, ora ci dovete dare una mano. Noi abbiamo fatto anche debiti per portare avanti Parole di Vita. Se ti devi fare qualche debito, non ti preoccupare, il Signore ti fa comprendere come si pagano quando portiamo avanti l'opera sua. Allora la richiesta è che, se puoi, nel limite delle tue possibilità, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Metti sul bollettino per archivi, così noi li mettiamo da parte per comprare questi archivi, che costano intorno ai 25.000 euro, e dobbiamo farlo con urgenza. Io credo, come sempre, il Signore ci ha aiutato, e perciò non chiediamo sempre, ma quando abbiamo delle necessità ci rivolgiamo a voi, perché voi siete la nostra Chiesa, e noi siamo fratelli, confidiamo in voi, perché Dio sappiamo che ha e sa chi deve toccare per esserci di aiuto.
Allora, hai capito bene, se il Signore ti mette nel cuore di esserci di aiuto, fallo prima possibile perché dobbiamo ordinarli, siamo dove ne abbiamo bisogno prima possibile. Hai capito bene, Dio ti benedica, fatti un esame di coscienza con il Signore e sii operativo perché il Signore non mancherà di benedirti. Dio ti benedica, Dio vi benedica, Dio vi benedica, pace e ci risentiamo alle 14:30. Pace.